Dopo quasi un anno dalla chiusura, approfittiamo attraverso un'ispezione tecnica che riguarda poi i lavori di ritornare all'interno della Basilica di Collemaggio, ma soprattutto per fare il punto su come stanno andando le cose riguardo il finanziamento dei 12 milioni di euro dell'ENI. Siamo a un anno dalla ratifica dell'accordo con ENI, è pronto il progetto così come era stato classificato, no? Entro il 2014-2015 doveva essere pronto? Assolutamente, circa un mese fa abbiamo consegnato e discusso il progetto definitivo. E stiamo adesso procedendo verso il progetto esecutivo, quindi alla fine di questo mese l'ENI avrà a disposizione il progetto esecutivo per il recupero della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Ci tengo a precisare che la progettazione del recupero della Basilica di Santa Maria di Collemaggio è in carico alla sovrintendenza. L'Università dell'Aquila, il Politecnico di Milano e l'Università di Roma sono a supporto della sovrintendenza per la parte strutturale, per la parte decorativa, storica, artistica, ecco. Quindi questo è il nostro ruolo. Voi avevate fatto un preliminare con ENI per studiare una preliminare di progetto? Abbiamo fatto anche il preliminare, quindi stiamo seguendo proprio secondo i tempi dettati da ENI, sono molto stretti, stiamo seguendo esattamente il programma previsto da ENI. Io credo però, è semplicemente una mia supposizione, ma per la perdonanza l'ENI sarà in grado di dire all'Aquila, agli aquilani, quando inizieranno i lavori e dovranno iniziare a breve. Quindi col progetto già pronto e consegnato. Però nel frattempo è quasi un anno che la Basilica è chiusa, sì. Insomma, dal suo monito, diciamo così, che peraltro non era un monito rivolto solamente alla Basilica di Collemaggio, forse è stato mal interpretato, professor Galeò. Beh, ognuno poi in base alle responsabilità che ha si comporta doverosamente come crede. Io ho messo solo in evidenza tutta una serie di criticità che c'erano, ci sono e nel tempo tra l'altro tendono ad aggravarsi, quindi penso che alla fine poi i vari soggetti, comune, sindaco, abbiano preso delle decisioni che fanno parte del loro ruolo, quindi io mi sono limitato a dare un parere tecnico. In questo anno ci sono state delle visite, delle ispezioni, dei controlli, che novità ci sono state? Perché è un anno che è chiusa la Basilica. Le visite e i controlli li facciamo continuamente, tra poco avremo un sopralluogo proprio per vedere la possibilità di accesso attraverso dei skywalker della copertura, quindi per poter esaminare meglio la copertura e decidere meglio sul tipo di intervento, come va realizzato poi nella realtà. Quindi i controlli continuamente li facciamo, i sopralluoghi. Quindi noi tecnici siamo molto spesso durante la settimana dentro la Basilica. Ecco, voi tecnici e la sovrintendenza che dà in nulla osta generale, ecco, vi sposate come... Assolutamente, assolutamente, c'è un buon accordo con la sovrintendenza. Quanto c'è di vostro in questo progetto e quanto c'è chiaramente dei professionisti che vengono scelti da ENI? Professionisti scelti da ENI non ci sono, c'è solo la sovrintendenza e in particolare la sovrintendenza ha nominato come progettista responsabile l'architetto Garofalo della sovrintendenza aquilana. Poi ci sono, ripeto, i tre Atenei che collaborano strettamente con Garofalo e i suoi collaboratori per quanto riguarda la parte strutturale, la parte architettonica e così via. Quindi. Qualche novità particolare su questo progetto, professor Galeota? Novità particolari, non credo. Qualche sorpresa che magari insomma possa essere una novità? Non mi pare abbia avuto sorprese perché inizialmente è stata fatta un'indagine estremamente approfondita per cui avevamo caratterizzato molto bene il comportamento della Basilica post-sisma, avevamo fatto anche un'analisi storica di quello che era successo nel passato, quindi c'erano le idee abbastanza chiare su quale era stato il comportamento la notte del 6 aprile. La Basilica riporta uno stato di danneggiamento di tipo grave, insomma ci sono delle zone crollate, delle zone tipo le piliere in particolare che agli occhi di tutti insomma, sono venute giù e quindi quelle vanno ricostruite, mentre le colonne riportano uno stato di danneggiamento veramente serio, quindi generalmente è un edificio, un manufatto che ha bisogno di interventi particolarmente, come posso dire, accurati.
Il progetto quindi è nato da questa consapevolezza, da quella di dover intervenire rispettando il manufatto, quindi rispettando le caratteristiche storiche, però cercando di dare una sicurezza anche agli aquilani, ma a tutti i fedeli che poi entreranno, penso in tempi rapidi, per riproporre il culto di Celestino e la perdonanza. Fra gli interventi ci sono la ricostruzione della zona crollata, chiaramente con delle tecniche innovative. Tipo? Ci svegli qualcosa? Tecniche che impiegano sia materiali tradizionali, non voglio entrare nello specifico perché insomma è oggetto questo di discussione, dibattito fra questi tre gruppi di ricerca, quindi non entrare nello specifico, però direi che sono tecniche innovative ma allo stesso tempo rispettose del manufatto, quindi si propone di intervenire sulle murature consolidandole, quindi dando un contributo di resistenza in più, le colonne cercando il più possibile di mantenerle così come le troviamo oggi, però dando insomma un contributo netto in termini di sicurezza sismica. Questi sono i principi insomma, che vengono messi in campo. Devo dire c'è una attenzione particolare a rispettare il manufatto perché effettivamente insomma, è di carattere particolarmente di pregio, però cerchiamo comunque di dare sicurezza a chi poi ne usufruirà.